al focus, al nostro approfondimento. Dicevamo nei titoli oggi la scintigrafia renale, un esame molto importante che permette di verificare la funzionalità renale somministrando in vena una sostanza radioattiva, detta radiofarmaco, che si lega alle cellule nella parte corticale del reno, consentendone quindi la visualizzazione. Allora, dottor Capuano, in quali casi è richiesta la scintigrafia? Allora, diciamo che nell'ambito della medicina nucleare le indagini scintigrafiche sono di estrema importanza, Sì. perché mentre nell'ambito della diagnostica più in generale, tipo ecografia, TAC, radiologia, eccetera, noi abbiamo la possibilità di individuare morfologicamente i reni ed individuare quello che è lo stato del rene in quel momento, se sano o se patologico. Ma non abbiamo mai la possibilità di individuare come quel rene funziona. Mentre la medicina nucleare, tralasciando o essendo meno precisa per quello che riguarda lo stato del rene, è precisissima per quello che riguarda lo stato funzionale del rene. E a proposito di questo, noi abbiamo due tipi di scintigrafie, che vengono effettuati sul rene: una scintigrafia statica e una scintigrafia dinamica. Sì. Ambedue hanno un significato differente e ambedue hanno uno scopo differente. Ecco, però ci arriviamo tra poco, è giusto che lei lo abbia accennato, però poi lo approfondiamo tra poco. E quindi ecco, abbiamo capito che la scintigrafia ha questa particolarità unica, cioè quella di verificare la funzionalità, è vero, ed è il compito della medicina nucleare. Poi magari Questo è il compito l'approfondiremo in specifico una della medicina prossima nucleare. trasmissione, approfondiremo, perché la medicina nucleare spesso viene un po' trascurata, diciamo, o viene Purtroppo sì. addirittura confusa, diciamo, e quindi lo faremo in una prossima volta. Vabbè. Le patologie che, per cui ritornando alla sua domanda Sì. iniziale, la scintigrafia viene chiesta sono multiple, perché possono andare da problemi, prima di tutto, di morfologici in senso lato, cioè praticamente di valutare la presenza dei reni, se sono in sede normale, se c'è una genesia renale, se c'è un rene ptosico, se c'è un rene dismorfico, reni a ferro di cavallo, cioè tutto questo aspetto morfologico la scintigrafia le individua in modo esatto e preciso. Sì. Possiamo andare allo studio delle patologie infettive o delle infezioni che hanno compromesso in parte o meno il discorso della parte corticale del rene. Possiamo andare a valutare praticamente lo stato di invasione o meno di una massa a livello renale, e più che individuare la massa renale, andiamo ad individuare quello che è il parenchima circostante sano. Importante perché? Perché un paziente che deve essere sottoposto, per esempio, ad una nefrectomia, conoscere praticamente come lo stato del rene controlaterale o conoscere se c'è praticamente possibilità di salvare anche una parte del rene che deve essere sottoposto è importante. E questo è un qualcosa che facciamo con la scintigrafia, per esempio, statica, e poi ci torneremo. Sì. Possiamo ancora ulteriormente andare a studiare la patologia delle ipertensioni, che è una cosa fondamentale, e tutte quelle che sono le valutazioni funzionali dinamiche, cioè della calcolosi renale, dell'idronefrosi, e non, mi scusi, l'ultimo, e chiudo, e la necessità e l'urgenza di un paziente che è stato affetto da una colica renale di un intervento o meno da un punto di vista terapeutico. Ecco, ma tutti i casi in cui la scintigrafia è, la diagnostica di elezione, lo vedremo poi nella parte finale, ci torneremo. Volevo chiederle come ci si prepara la scintigrafia? Non c'è nessuna preparazione particolare. Tutti gli esami di medicina nucleare, tranne alcuni come l'esame, diciamo, della scintigrafia miocardica, non richiedono il digiuno, Nessuna non richiede preparazione niente, particolare, sì. assolutamente niente. Solamente che negli esami dinamici della scintigrafia sequenziale renale si preferisce e si consiglia al paziente un 20 minuti prima di idratare, cioè di bere una bottiglietta d'acqua, eccetera. Ma non c'è bisogno assolutamente di un digiuno Non ci particolare e sono effetti convenevole. collaterali? Poi gli esami possono durare
a seconda dell'esame che noi facciamo, dai 30 minuti fino alle 2 ore. Non esistono effetti controlaterali. Ecco, qui vediamo la infusione, vero? Sì, preventiva. Questo è praticamente per un esame dinamico, viene effettuato. L'esame statico si inietta normalmente nel punto iniezione della Invece il dinamico è durante la Il dinamico viene iniettato sotto l'apparecchiatura e successivamente l'esame inizia immediatamente, perché bisogna valutare le varie fasi, sia vascolare, perfusiva e escretiva. E quindi preparazione, l'ho detto, non ce ne sono. Sì. Rischi assolutamente non ce ne sono. E praticamente le uniche accortenze che possono essere date al paziente è che, avendo iniettato una sostanza radioattiva, il paziente nelle successive, in questo caso anche meno, successive specialmente per la sequenziale dinamica, nelle successive 24 ore non abbia contatti o con persone incinte o con bambini piccoli. Perché dico la dinamica? Perché il tracciante che noi usiamo per la dinamica viene naturalmente eliminato, per cui noi più beviamo, più le eliminiamo, rapidamente, a livello renale, poi dopo 24 ore non ci troviamo più nulla. La cosa importante è che la scintigrafia non ha i raggi, è vero, non ha irradiazione, questo è importante. Questo non è non vengono usati i raggi esterni, ma usare i raggi esterni come per esempio nel caso della TAC o della PET, è vero? Però questi raggi esterni che vengono utilizzati nella TAC, nella radiologia tradizionale, eccetera, sono un flusso di raggi X che oltrepassa l'organismo e finisce là. Finisce lì. Noi invece non facciamo altro che iniettare una sostanza che ha come vettore un isotopo radioattivo. Ce l'abbiamo dentro e non dall'esterno. Quindi siamo noi che emettiamo radiazioni. Ecco perché c'è la precauzione delle 24-48 ore, perché potremmo essere per quel periodo radioattivi. Tant'è vero che le macchine che noi utilizziamo non sono macchine radiogene, ma sono semplicemente le gamma dei rilevatori di radiazione. E quindi questa è la differenza tra le due. Però iniettare una sostanza radioattiva collegata con un composto che è specifico per una funzione, non per tutte le funzioni, perché ogni organo può avere più funzioni. Quindi per esempio quella epatica. Quella epatica ha ma anche nello stesso rene, per esempio nello stesso rene, per fare la scintigrafia statica, rimanendo proprio al nostro argomento, dobbiamo usare un acido, il DMSA, che praticamente si fissa solamente alla cellula della componente corticale del rene. Mentre per fare la dinamica dobbiamo usare altri farmaci come il DTPA o il MAG3, che non si fissano sulla corticale, ma attraversano il filtrato glomerulare o la secrezione tubolare e vengono escreti. Quindi, a seconda di quello che dobbiamo studiare, dobbiamo preparare il nostro radiofarmaco. Ecco, restiamo su quello che diceva lei, scintigrafia statica, dinamica e sequenziale. Ecco, in quali casi si prescrive una di queste? Allora, se ci troviamo di fronte a un caso di un paziente in cui abbiamo trovato un rene e non troviamo l'altro, oppure praticamente vediamo una dismorfia renale, li vediamo e cerchiamo di voler identificare meglio la situazione della localizzazione del rene, una scintigrafia renale statica, cioè di un tracciante che entra nella componente corticale e si fissa, ci fa vedere perfettamente la posizione dei reni. Se è reni in posizione normale, se sono reni a ferro di cavallo, se c'è una ptosi renale, se c'è addirittura una agenesia renale. Cioè è un monorene, un paziente con un monorene. Un'altra cosa, poiché noi una volta che abbiamo iniettato questo tracciante, il DMSA, questo si fissa a livello delle cellule della corticale, noi possiamo fare un raffronto della capacità di funzionalità dei due reni, rapportato con un raffronto matematico, che le captazioni devono essere su per giù tra il 50% l'uno e l'altro, tra una variante tra il 45 e il 55%. Questo cosa significa? Significa che se io ho avuto un paziente che ha avuto una nefrite o ha avuto problemi ischemici vascolari a livello del rene, chiaramente ci saranno delle zone di morte cellulare e
in quel rene la quota funzionante sarà inferiore dell'altra quota. Sì. Poi possiamo, un ultimo caso, valutare eventuali grosse masse, che parte del rene occupano, quanto ne occupano e qual è la quota rimanente, praticamente. Sì. Questa è, diciamo, sono le indicazioni un po' della scintigrafia. Se passiamo poi alla scintigrafia sequenziale renale, la scintigrafia sequenziale renale invece ha tutto un altro comportamento. Noi usiamo un tracciante che una volta iniettato segue le tre fasi del rene, segue la fase vascolare, cioè di arrivo, la fase perfusiva, cioè di distribuzione attraverso i glomeruli o la secrezione tubolare a secondo del tracciante che noi usiamo, e poi utilizziamo la fase escretiva. A questo punto qua i reni saranno, oltre che rappresentati morfologicamente nella loro fase, saranno anche rappresentati da due curve gaussiane, praticamente di salita, picco e discesa. L'andamento di queste curve è significativo, perché ci può dire, prima di tutto, se arriva sangue al rene, perché può essere che da un rene ci può arrivare, dall'altro rene ne arriva di meno. In secondo luogo ci dice quanto rene è perfuso, cioè se ci sta un rene più piccolo, un rene più grande, o se in quel rene ci sono più cellule che funzionano o meno cellule che funzionano. E poi ci può essere l'escrezione. Tutte queste, diciamo, indicazioni sono poi riferite a determinate patologie. Per esempio, l'ipertensione. L'ipertensione è una patologia che, se io ho un rene normale, sicuramente non è di origine nefrovascolare. Se invece mi trovo su un'ipertensione nefrovascolare, io posso avere un'alterazione costante e continua di tutto il tracciato. Ci può essere anche un'altra condizione, in cui l'ipertensione possa essere scatenata da una stenosi delle arterie renali. Allora generalmente si fa l'ecografia. Ma l'ecografia che cosa ci dice? Ti dice la stenosi, il flusso, eccetera. Però non ci si ferma lì. Se noi facciamo una scintigrafia in questi pazienti, spesso e volentieri la scintigrafia è cosiddetta una bella scintigrafia, cioè vediamo un rene normale. Sì. Cosa si fa? Si fa il test al Kaptopril quando ci sta questo, è un ACE inibitore. Cioè dilatiamo, facciamo dilatare la stenosi, e in quel caso là, se il paziente non è soggetto a un'ipertensione da tipo da stenosi dell'arteria renale, la scintigrafia rimarrà tale e quale normale. Qualora invece esiste una stenosi, che succede? Succede che i reni hanno un filtrato glomerulare più basso, hanno una scintigrafia patologica, il che significa che quella scintigrafia, la bella scintigrafia di prima, era solamente sostenuta dalla stenosi renale e non da altro. Bene, concludiamo tornando sulle patologie, no? Lei l'ha accennato prima, i calcoli renali, le dilatazioni dei reni, episodi anche di infezioni renali, l'ipertensione. Ecco, queste sono le patologie, ecco, ma, per le quali è particolarmente adatta, ma ci sono pazienti magari che devono considerarsi esclusi da questo esame e adatta per esempio ai bambini? Sì, prima di tutto perché molti bambini però poi volevo, noi non abbiamo toccato un altro capitolo importante, quello là delle calcolosi renali, delle idronefrosi, di tutto questo. In queste patologie chiaramente sono delle patologie ostruttive, per cui noi vediamo che la scintigrafia sequenziale renale è normale nelle prime fasi, sia vascolare che di perfusione, e viene alterata nella fase escretiva. Questo punto qua è molto importante, perché nella patologia di una colica renale acuta, praticamente, è il paziente che sta male, dopo 2-3 giorni il paziente generalmente non ha più dolore. Allora facciamo un'ecografia, facciamo un ROTAC, vediamo una dilatazione. Però che cosa dobbiamo capire in questo paziente? Se il rene in quel momento funziona male o non funziona, perché ci può essere anche un blocco renale. E facendo la scintigrafia ci rendiamo conto se il rene è funzionante ma rallentato, oppure se il rene è funzionalmente escluso. E perché è importante questo? Perché prima intervengo, prima salvo il rene. Se più perdo tempo aspettando che il rene si sblocchi, io dopo che l'ho sbloccato un domani, quel rene non funzionerà più, quindi io posso determinare una perdita di funzionalità del rene. Questo per esempio nella calcolosi renale, così nello studio, e in questo caso qua esiste un altro test che può essere effettuato, il cosiddetto test all'ASICS,
Cioè se noi, se noi ci vediamo, vediamo una curva rallentata, cioè che un rene dà una escrezione urinaria rallentata, ci poniamo il problema. Qual è l'ostruzione? È un'ostruzione che può essere normalmente superata o è un'ostruzione che non viene superata? Se noi in fase di scintigrafia, all'ottavo, decimo minuto, iniettiamo, secondo il peso del paziente, una fiala di Lasix. Lasix è un diuretico, è un diuretico. Noi ci rendiamo conto. Serve proprio per verificare. Per verificare. Sì. Se praticamente la curva si abbassa improvvisamente, significa che là è una giuntopatia. Cioè significa che è un'ostruzione naturale che con un carico idrico maggiore viene superata. Sì. Se tutto ciò non succede, significa che c'è una patologia ureterale. Sì. Qual è la patologia ureterale? Può essere calcolotica o può essere anche di altra natura. E allora a questo punto qua la funzione è importante. Quindi, e nello stesso frattempo noi queste situazioni le dobbiamo risolvere in tempi rapidi, perché se diventa una patologia stagnante si compromette la funzionalità del rene a monte. Quindi da quello che lei ci ha detto in maniera veramente straordinaria, esemplare, dottor Capuano, noi intuiamo che la scintigrafia è davvero un esame strategico per verificare non solo la morfologia, come fa come dire, la radiografia, l'ecografia o altri esami, ma anche la funzionalità renale, che è poi quella che ci interessa più. Che è la cosa principale, perché senza reni non è che si viva bene. Sì, certamente. Ma le dico, io ricordo che all'inizio della mia carriera, Verona, che era uno dei centri di urologia più importanti, una collega ebbe una colica renale, io gli feci un'ecografia ed era una leggera dilatazione. Verona mi chiese di fargli una scintigrafia. Perché voleva sapere se quel rene era funzionalmente escluso o meno, ma questo nel giro di 2-3 giorni. Sì, sì. Quel rene era funzionalmente escluso, la collega è stata operata di urgenza e adesso c'ha tutti e due i reni. Quindi da lì nacque insomma la centralità della scintigrafia. Anche in fase preoperatoria come urgenza per chi ha avuto coliche renali. Sì. Bene, la prossima volta approfondiremo proprio questo piano diverso tra la radiografia e la medicina nucleare, perché ci ha un po' incuriosito, insomma, tutte queste cose che abbiamo sentito. Sono indagini che possono tranquillamente convivere. Possono integrarsi, esatto. Devono integrarsi. E dunque ringraziamo molto il dottor Capuano, che è responsabile dell'unità appunto di medicina nucleare, di ecografia diagnostica alla Salus di Battivaglia, che è un grande centro di eccellenza qui in provincia di Salerno.